E anche quest'anno siamo arrivati a Capodanno. È un Capodanno diverso, come sappiamo tutti quanti, pieno di limitazioni, stiamo in lockdown, quindi non possiamo andare in locali, discoteche e luoghi del genere, in centro a fare una passeggiata. E ho studiato per questo tipo di Capodanno, quest'anno, delle fragranze che vanno bene per luoghi chiusi, dato che staremo in casa. E siccome non sono consigliate, obiettivamente parlando, fragranze troppo forti come Armani Cod Profumo, ovviamente io metto lui, ma proprio tutta la categoria di Armani Cod Profumo non è consigliabile perché è troppo dolce, troppo stucchevole, troppo forte proprio per l'occasione. Non sono consigliate fragranze come Pro Raso Wood & Spice, e ovviamente per lui intendo Black Afghano. E, troppo forte, decisamente troppo forte. Non tanto Pro Raso Wood & Spice, perché comunque una colonia rimane molto più delicata, leggera, ma l'originale soprattutto non ve lo consiglio assolutamente se non volete uccidere la vostra persona accanto. Allora, quali profumi consiglio per questa occasione un po' particolare? Ovviamente fragranze che si possono indossare anche in casa o comunque in luoghi chiusi, in luoghi relativamente piccoli, medi piccoli. Per questa occasione ho selezionato delle categorie, ovviamente non li ho tutti quelli che consiglierei. Però, tanto per farvi vedere la categoria di profumo che vi vado ad elencare, ovviamente consiglio profumi come Creed Aventus. Creed Aventus si può tranquillamente indossare perché, a differenza di Black Afghano, che è molto molto invasivo, molto forte, Creed Aventus rimane più timido, più delicato, più insomma pacato. E a proposito di Creed Aventus, approfitto di questa occasione per dirvi che, vedete quanto è rimasto poco, ho qui la versione del decimo anniversario. Fatemi sapere se vi interesserebbe un video dove rifillo, quindi decanto decimo anniversario dentro la vecchia boccetta, vecchia tra virgolette. Fatemi quindi sapere se vi interessa un tipo di video del genere. Poi, andando avanti, consiglio fragranze come Dolce Gabbana The One o The Parfum. Se volete una fragranza safe, sicura, sexy, seducente, ambrata, veramente buonissimo, anche purtroppo per la sua durata, perché come sappiamo non è molto persistente. Per le ore che deve coprire, pomeriggio, sera, serata, Capodanno, va benissimo in luoghi chiusi. Poi, oltre a Dolce & Gabbana The One, consiglio anche il genere di Hugo Boss Bottle, in questo caso Eau de Toilette, che secondo me è la miglior versione di Bottle, veramente troppo buono. È una fragranza molto sicura, commercialissima, lo sappiamo tutti, lo conoscono tutti, ce l'hanno tutti, però fa sempre il suo lavoro. Non è molto persistente come Dolce Gabbana The One, però, come dicevo, per coprire la serata Capodanno va veramente benissimo. Va benissimo anche se avete l'Infinite, molto buono anche quello. E andando avanti, anche Valentino Uomo Intense, questa fragranza battuto il microfono. Questa fragranza, dicevo, molto somigliante a Dior Homme Intense. Si somigliano veramente tantissimo, anche se, parere personalissimo, Valentino Uomo Intense lo reputo leggermente migliore di Dior Homme Intense, ma ovviamente sono totalmente gusti. E quindi questo profumo è fatto per chi appunto ama Dior Homme Intense, quel genere lì, talcato, direi quasi misterioso, molto raffinato. Se vi mettete molto molto eleganti, questo profumo va veramente benissimo.
Poi un altro profumo per chi ama Dior Sauvage come me, consiglio Dior Sauvage Parfum. Veramente troppo buono, ragazzi. E fidatevi che se lo mettete sui vestiti il giorno dopo lo sentirete ancora, anche la sera dopo. E consiglio il Parfum, l'eau de parfum. L'eau de toilette potrebbe andare anche bene, anche se è un po' fresco, di sera magari consiglio più l'eau de parfum o il parfum. Per chi è vecchio stile, un po' come me, consiglio sia Versace L'Homme o comunque il genere di Versace L'Homme, Givenchy Gentleman, boccetta gialla, Chanel Pour Monsieur, Chanel Antheus. Insomma, tutto quel genere lì, un po' animalico, un po' old style, va benissimo. Troppo buono Versace L'Homme, ragazzi, per chi ce l'ha sa di cosa parlo. Poi, Drakkar Noir, perché no? Spettacolare. Quindi, che old style può andare tranquillamente su qualsiasi profumo di questo genere. Profumi old style non sono mai troppo invadenti, tranquillamente. E ho voluto anche inserire profumi da donna come Chanel numero 5. Quindi, ragazze e donne, se vi vestite sicuramente per Capodanno e vi vestirete un pochino chic, un pochino eleganti, è anche normale, come noi maschietti, Chanel numero 5 Eau de Parfum, un classico. Andate veramente tranquillissime. E, Chanel Chance, Eau de Parfum, Chloé Nomade, Chloé Eau de Parfum, Elisabeth Eau de Parfum. Tutto questo genere qua molto talcato, molto buono, molto femminile, molto di classe. Sono tutti consigliati. Chanel Gabrielle. Mi stanno venendo così proprio a mente Acqua di Parma, Iris Nobile, se volete andare un po' più sulla nicchietta. Sì, mi vengono questi profumi qua. Quindi anche voi non indossate profumi troppo invadenti, Alien di Terry Mugler, troppo forte, ragazze. Non lo mettete perché non è veramente adatto ad una occasione di questo genere. E un altro profumo che mi sta venendo in mente è Narciso Forer Eau Poudrie. Insomma, tutto questo genere qua, Pure Musk, vanno veramente stupendamente. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo è l'ultimo video che caricherò nel 2020, quindi è l'ultimo video dell'anno. Spero che vi sia stato d'aiuto, utile. Vi ringrazio per i 1200 iscritti, ormai stiamo crescendo sempre di più. Non è ancora uscito lo speciale 1000, ma vi prometto che uscirà prossimamente. Ovviamente ricordo che ho avuto il Covid, questo video speciale doveva uscire un po' di tempo fa, ma poi appunto per il Covid è stato un pochino posticipato. Comunque, ragazzi, vi auguro ovviamente un buon anno, speriamo che sia un pochino migliore del 2020 e spero veramente tutto il meglio per voi, buone cose, realizzate progetti, realizzate quello che volete, credeteci, vi voglio bene e noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo anno.